Allora, vediamo un prodotto che io reputo anche qui, diciamo, quasi indispensabile da tenere in una casa. Soprattutto in questa versione, ne ho provati già in passato di altri modelli, di altre, ma questo ha la particolarità di essere dichiarato smart. Poi vediamo se funziona, come funziona bene. E se funziona bene più che altro. Cosa serve? È un rilevatore di fumi. Rilevatori di fumi che, diciamo, normalmente si sviluppano durante un incendio, comunque un fuoco o fuoco all'interno di un ambiente. Io ne utilizzo uno molto simile, che devo dire negli anni fortunatamente non ha mai segnalato problemi, per cui ad oggi sono stato fortunato, però, ripeto, è sempre una garanzia in più. È un prodotto, ecco, ne esistono di vari tipi. Quelli che preferisco sono quelli smart, perché perlomeno sono collegati ad un'app e quindi collegati poi in wifi a internet di casa, e vi comunica, diciamo, eventualmente anche quando siete all'esterno. Gli altri prevedono semplicemente un allarme interno e suonano, ma se siete fuori casa non c'è modo di ricevere nessuna notifica. Questo invece è molto simile a quello che ho già e devo dire che sembra anche, come si può dire, ben fatto, ripeto, sicuramente è un prodotto semplice da vedere anche a livello di plastica, però comunque non è particolarmente grande, non riesco a farvi vedere quello che io ho, è un po' più grosso. La plastica non è bellissima, ma è normale, niente di che, stiamo sempre parlando di un prodotto che tutto sommato rientra nella fascia, diciamo, economica. Qual è la particolarità di questo prodotto? È quella di essere poi gestito da un'applicazione che io adoro, che uso con veramente decine e decine di dispositivi, che è Smart Life. Smart Life è un'applicazione di terze parti, nel senso che non è collegata ai vari produttori, quindi sono i vari produttori di dispositivi che eventualmente si appoggiano a Smart Life. Vediamo un attimino comunque come funziona. Ha bisogno di alimentazione di una batteria. Se è simile a quello che ho, considerate che lo sto utilizzando ormai da 4 anni, ho cambiato le batterie una sola volta l'anno scorso, per cui le batterie durano tendenzialmente almeno 2 o 3 anni senza particolari problemi. Comunque, adesso magari la batteria che viene fornita non è il top, però devo dire che al massimo è una batteria da 9 volte, niente di che. Non richiede ricariche USB, non richiede, non ha nulla di tutto ciò. Anche per mantenere i costi, ma anche per comodità, perché la batteria, diciamo, quando si utilizzano ricariche di tipo USB, bisogna ricordarsi di ricaricarle, anche se poi l'applicazione stessa notifica un eventuale problema di alimentazione, per cui il fatto che la batteria sia scarica. Comunque, questa utilizza una batteria da 9 volte, niente di che. Nel momento in cui viene inserita la batteria, in teoria penso si attivi, e poi andiamo, questa è la classica staffa di supporto, può essere montata con dei tasselli, può essere montata anche con del biadesivo, che non viene fornito, però ripeto, poco male. Dopodiché andiamo ad inserirla, in teoria, così, dovrebbe entrare in funzione. Questo è l'allarme iniziale, dopodiché, adesso lo interrompo così. Dopodiché non si fa altro che passare all'applicazione, in questo caso andiamo a prendere Smart Life. Ecco, Smart Life, come potete vedere, in questo caso l'ha già riconosciuto, per cui andiamo su Aggiungi. Allora, una volta configurata la parte Wi-Fi, nel mio caso, visto che è un'applicazione che uso con altri dispositivi, era già configurata, per cui parte direttamente la configurazione. Sto facendo l'installazione, andiamo a togliere, scusatemi, dietro vengono forniti comunque anche dei tasselli, cioè nella confezione trovate anche i tasselli per poterlo montare. Vediamo. Non è velocissima l'installazione, a quanto pare. Sembra che stia richiedendo più tempo del previsto. E infatti non è riuscito. Riproviamo, aggiungi dispositivo.
Facciamo il reset. Ok, fine. Ok. Adesso il dispositivo presenta questo LED rosso, poi si spegne e a questo punto qui abbiamo lo stato. Vedete, in alto viene mostrato la percentuale residua di batteria, poi abbiamo delle impostazioni, l'allarme di test e così via, oppure mettere in modalità silenziosa, dopodiché nient'altro. Poi vabbè, abbiamo la chat, la possibilità, andiamo a vedere qui cosa abbiamo, e qui abbiamo gli eventuali test che vengono fatti con come si può dire, l'eventuale segnalazione. In questo caso è tutto normale. La cosa carina è che questo dispositivo, cioè tramite l'applicazione Smart Life, fa sì che il dispositivo venga anche installato e reso disponibile su Alexa, per cui anche qui poi con la possibilità di creare routine e di creare scenari nel caso in cui, non lo so, si attivi l'allarme, è possibile, non so, far partire un altro segnale di allarme, oppure utilizzare un dispositivo e attivare le telecamere. È possibile veramente fare di tutto, e questo il limite, diciamo, è solo la fantasia di chi lo utilizza. Va bene, vi lascio comunque il link in descrizione, lo trovate su Amazon. Come al solito vi invito poi a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile, e ad iscrivervi al canale, totalmente gratuito, e ci date una mano a crescere e, come si può dire, acquisire maggiore visibilità anche verso i produttori di dispositivi che poi magari ci offrono condizioni economiche vantaggiose per poter testare i loro prodotti. Grazie e alla prossima.